Appena finita la partita tra Sporting e Milano 3 Basket, team Battaglia Mortara, vittoria per la nostra squadra, 85-77 il finale. Siamo in compagnia di Fabio Bonora. Fabio, un commento sulla partita, una partita che diciamo così il Milano 3 aveva indirizzato con il parziale di 17-2 in apertura di primo quarto, praticamente gli ha dato il là per poi gestire fondamentalmente per 40 minuti, anche se per due volte Mortara era ritornata anche nella singola cifra di scarto. Esatto, abbiamo iniziato molto bene con un parziale appunto, siamo riusciti a gestire la partita come un'ostetrica e questo ci ha permesso anche di arrivare alla fine con una decina di punti di vantaggio, quindi sicuramente è stato più semplice alla fine gestirla, perché comunque loro sono un'ottima squadra, ma anche noi comunque essendo adesso quinti, avendo consolidato il quinto posto, abbiamo dimostrato comunque il nostro valore. Esatto, proprio un Mortara poteva essere virtualmente almeno una delle pretendenti al nostro quinto posto, che come dicevi tu abbiamo consolidato. Ora però c'è, nelle ultime partite che ci dividono dall'inizio dei playoff, da tenere saldo questo quinto posto e non fare più errori come magari settimana scorsa sul campo di Gislano. Assolutamente, prima di tutto la partita con Opera, che è un derby appunto, quindi non possiamo perderlo perché comunque sono punti che le altre squadre fanno solitamente, le squadre che abbiamo vicino in classifica, e quindi sarà una vittoria che appunto dovremo per forza ottenere. Poi ci saranno altre partite molto difficili, come per esempio quella con Omnia, che è da considerare appunto una partita difficile, quindi insomma le prossime partite dovremo continuare su questo. So che non ti piace parlare in maniera personalistica della tua partita, però un plauso lo dobbiamo fare perché in quel 17-2 di Grazie. parziale all'inizio c'è stata una tua bella schiacciata, mi sembra, su un pick and roll. La difesa di Mortara ha scelto di andare a raddoppiare su Mike, che ti ha servito bene per quella che sicuramente andrà alla numero 1 della top 5 del Milano 3 Basket. Grazie, comunque merito tutto della squadra e del passaggio di Mike lì soprattutto. Allora, un grazie a Fabio Bonora e complimenti Grazie. allo Sporting Milano 3 Basket per questa vittoria. Grazie.